Si chiude oggi l'Eurolega 2013-2014 alle 17 la finale per conoscere meglio questi ragazzi che da giovedì si stanno sfidando, per sfidare questi i roster. Guardate soprattutto la colonna di destra, le dimensioni della Stella Rossa di Belgrado, un canestro di Kasibabu è andato avanti di 4, la rimessa per la Stella Rossa, bel movimento di Stojanovic con la mano sinistra a appoggiare la cosa giusta, quando vuoi fare un cambio devi fare il cambio non per primo canestro della partita per Santiago Justa che prova a iscriversi nel match, prova a rispondere adesso la squadra serba con la tripla segno di Aleksandar Aranitovic, sta giocando davvero un'ottima finale esclusivamente del loro fisico. Bel recupero di Stojanovic, gran palla di tocco di Rakicevic e canestro di Aranitovic, torna in vantaggio la Stella Rossa con un parziale rapidissimo di 7-0 a 1.35 dall'intervallo, ancora la difesa di Rakicevic che poi è pronto ad andare fino in fondo, c'è il proprio numero 10, la Stella Rossa prova a scappare. Sì, anche perché i tre ragazzi che sono davanti su questa 3-2 allungata sono molto veloci e reattivi. Badalona in qualità di campione in carica. Dopo, poverini, il più delle volte sono dei benemeriti perché fanno un lavoro per cui vengono solamente infamati e invece sono fondamentali per far andare avanti tutto un movimento. Cominciato il secondo tempo, lo comincia forte ancora la Stella Rossa, ancora calzone di Stojanovic che sta facendo tantissime cose in campo, bel contropiede senza mai mettere la palla a terra della Stella Rossa e ancora il solito Aleksandar Aranitovic a subire fallo. Sì, rapidissimo contropiede la Stella Rossa, molto ben eseguito anche perché sul rimbalzo i due giocatori più alti corrono via senza aspettare che ci sia l'apertura, hanno proprio questa mentalità, tanti giocatori hanno anche la capacità di portare sul pallone eventualmente se non c'è un primo passaggio d'apertura, comunque sul rimbalzo subito guardare avanti sul campo, pallone che non tocca neanche per terra, fallo subito sul contropiede, eccezionale lavoro da parte della Stella Rossa. A segno Aranitovic che continua a sbagliare molto poco in questa sua partita, va col secondo tiro libero, potrebbe dare il massimo vantaggio alla Stella Rossa. Niang arriva all'accenno di raddoppio da parte di Stojanovic, palla dentro per il taglio di Magdeschi, ancora buona protezione del canestro da parte della Stella Rossa. Il lavoro delle braccia sulla penetrazione, chiusi tutti gli spazi, poi tenere sempre vivo questo pallone appena un po' dal fondo, nuovo ma consumato. Madrid che torna a meno 8. Il palleggio di Stojanovic, Aranitovic, pronto il blocco da parte di Radovanovic, c'è il numero 17 della Stella Rossa, palla fuori per Aranitovic che mette palla a terra bene con la mano sinistra, fuori per Stojanovic. L'errore di Ndiaye che era saltato sulla penetrazione perdendo contatto, fosse stato più reattivo e basso sulle gambe avrebbe anche potuto magari andare a fare la stoppata riparatrice su questa brutta difesa. Lo può andare fino alla fine la Stella Rossa, palla nelle mani di Aleksandar Aranitovic, arriva per il blocco Radovanovic, buona difesa da parte di Mulero che poi allarga troppo le braccia e commette fallo, non c'è bonus speso però dal Real Madrid che lo spende solo ora, quindi rimessa per il anche, e l'altro suo collega se ne rendono conto però continuano a insistere a giocare uno contro uno magari forzati in questo modo, mentre dall'altra parte situazioni di palleggio, arresto e tiro. C'era anche da dire che i ragazzi quando si gasano e si esaltano sono capaci. Tredicesimo punto, 4 su 4 da 2, che sta facendo davvero male al Real Madrid. Per questo giocatore del gruppo ce ne sono 6 in questa squadra Stella Rossa che ha vinto l'argento al European Under 16 giocati in Ucraina nell'estate del 2013 contro la Spagna, 9 punti, 8 rimbalzi. Non sembra agitato
Ma questo team out sicuramente ha detto: ragazzi, qua vi dovete svegliare perché state ancora dormendo, sembra che siate in camera sotto le coperte. Madrid, c'è maggiore reattività da parte dei serbi. Palla pronta per Aranitovic, che dà un'occhiata anche alla propria panchina, attaccato da Justa, sfrutta il blocco di Miladinovic, palleggia, arresto e tiro di Aranitovic, vola via la stella rossa. Poi fallo di Stojanovic, il secondo della sua partita. Fallo subito da Andres Rico e Paco Redondo per la prima volta in questa partita. Si butta dentro ancora con l'intensità giusta fino in fondo, non si appoggia però al tabellone e sbaglia, allora può correre il Real. Buon lavoro da parte. Dato che difendendo forte per 40 minuti e giocando 55 a 42, sono Real Madrid che ha avuto 19 punti da Niang e poco. Il canale lo stesso, il 213, comincia la lunga maratona che ci porterà attraverso la finale per il terzo e quarto posto fino a quella per il primo e il secondo posto.